Adesso parliamo invece di proprietà provinciale, perché prima abbiamo fatto tipologie di proprietà, ma ci siamo dimenticati una importantissima che era in bonis abere, che era proprietà pretoria. Pertanto diciamo che siccome ci siamo anche dimenticati una cosa, anzi non dimenticato, tanto abbiamo visto gli appunti sulla proprietà provinciale, dove erano inseriti anche altri elementi, cogliamo l'occasione per fare, diciamo, il video precedente dove parliamo anche di proprietà provinciale, solo ed esclusivamente con riguardo alla proprietà. A comproprietà, tipologie di comproprietà. Quindi adesso riesponiamo gli argomenti relativi alla proprietà provinciale e nel video successivo parliamo dell'in bonis abere, cioè della proprietà pretoria. Dopodiché passiamo ai modi di acquisto originario, a titolo originario, a titolo derivativo, appunto per la proprietà. Con riguardo alla proprietà provinciale, pertanto, vale tutto quello che abbiamo detto prima. Ovvero che la proprietà provinciale, però neanche tanto, nel senso che abbiamo detto che la proprietà provinciale, ad esempio, insomma, in alcune parti del libro, adesso mi ricordo più, in pratica, diciamo, si diceva che si poteva avere sulla proprietà provinciale solo il possesso o l'usufrutto. Infatti c'è anche un'espressione dicotomica rispetto appunto all'usufructus vel possessus. E quindi questo ci ha fatto pensare che la proprietà provinciale potesse acquistare proprietà, diciamo, su fondi comunque provinciali, no? Però, diciamo, da altri appunti, e quindi diciamo che potesse aversi solo, diciamo, il possesso oppure l'usufrutto a titolo di concessione, ad esempio il colone che andava a costruire la colonia, oltretutto doveva anche accettare di perdere diciamo, lo status civitatis, e quindi una capitis diminutus media, ma era comunque subordinata alla concessione, quindi al pagamento di un tributo comunque fondiario, che nel caso appunto dell'impero era il tributo, nel caso, abbiamo detto, delle province era lo stipendium. Però diciamo che da altri appunti ci siamo resi conto che comunque la proprietà sulle proprietà provinciali, diciamo, l'acquisto insomma sulle proprietà provinciali poteva anche avvenire, perché addirittura c'era una forma, diciamo, anche di usucapione che era la prescriptio longi temporis, quindi un termine prescrittivo che però innanzitutto, diciamo, variava insomma dall'usucapione anche sotto l'aspetto terminologico e anche sotto l'aspetto comunque dei termini, di tempo, perché come sappiamo l'usucapione agiva sulle cose immobili, diciamo nel termine di 2 anni, quindi si acquistava con il possesso sulla cosa mobile, prolungato per un periodo di 2 anni, si acquistava la medesima. Mentre nel caso della prescriptio longi temporis era un tempo già più simile ai termini di usucapione moderni, perché era, diciamo, basato sui 10 o i 20 anni, regolato sui 10 o i 20 anni a seconda che il proprietario, quindi da questo punto degli appunti ci fa capire, diciamo, che infatti appunto si poteva avere proprietà, però siccome da un certo momento in avanti, insomma, si è estesa comunque quello di Caracalla, se non sbaglio, la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, in pratica forse da quel momento, diciamo, i territori provinciali potevano avere forse questa distinzione sotto l'aspetto comunque dell'acquisto della proprietà da parte dei cosiddetti comunque ancora cives. Perciò adesso non saprei dire, forse dovrei fare delle ricerche più accurate. Comunque tenete presente che l'acquisto, diciamo, cioè sicuramente comunque possesso usufrutto sui fondi e sugli immobili presenti nelle province, però diciamo, l'acquisto della proprietà sugli stessi in base al possesso, ad esempio, in una situazione di fatto, qual era appunto il possesso, poteva avvenire, diciamo, per effetto del trascorrere del tempo, che però, diciamo, dava all'istituto una denominazione diversa rispetto a quella appunto dell'usucapione, ed era appunto questa longi tempori prescriptio, che era oltretutto differente a seconda che il proprietario del fondo stesso abitasse nella stessa provincia dove era situato il fondo, che qualcuno cercava in qualche modo, tra virgolette, di usucapire, oppure abitasse invece al di fuori della provincia dove era situato il terreno, che qualcuno, tra virgolette, cercava di usucapire. Perché chiaramente in quest'ultimo caso, diciamo, il periodo della prescrizio longi tempori, diciamo, della prescrizio longi temporis era di 20 anni,
mentre invece nel primo caso era di 10 anni. Perché? Perché chiaramente se uno abitava al di fuori, era proprietario di un terreno situato su una provincia, ma abitava al di fuori, magari ci voleva più tempo per rendersi conto che qualcuno in pratica aveva realizzato una situazione di possesso sull'immobile. Magari appunto non vi si recava neanche spesso, mentre invece nel caso in cui uno avesse abitato nella stessa provincia, chiaramente il termine prescrittivo era di 10 anni, con il quale il possessore avrebbe potuto, diciamo, ottenere la proprietà sullo stesso, perché magari era più facile, perché abitava nella stessa provincia dove era situato il terreno, rendersi conto che qualcuno si era, aveva realizzato una situazione di possesso appunto sul suo terreno. E quindi, con riguardo, diciamo, alla proprietà provinciale, direi che è tutto.